concorso importante, ma ci parla appunto di bellezza, di moda, di fascino e di eleganza. Un organizzatore, produttore di grandi eventi, di format, Marco Ciriaci. Buonasera. Marco, buonasera. È la reginessa di bellezza. Buonasera. Ciao Marco, ciao Marco. Ciao. Allora, ecco qui, facciamo un applauso. Universal Beauty Competition. La nostra Miss Global 2023 Italy. Noi siamo in partenza, fra poche ore. Eh sì, infatti, già avete le valigie pronte, sì, quindi esatto. Un'altra avventura vi aspetta, sempre legato naturalmente al mondo della bellezza, della moda e non solo. Sì, a questa avventura innanzitutto grazie per averci ospitato. Noi siamo... questi studi sono il nostro quartier generale ormai da tantissimi anni. Eh beh sì, proprio poco tempo fa c'è stato un evento importante. Ma non solo, ogni anno è il nostro quartier generale, è questo magnifico studio che io adoro. E siamo reduci dal reality di Matera. Quest'anno è un anno importante per Matera, 30 anni nell'entrata dell'UNESCO, quindi patrimonio dell'umanità. E siamo i primi in assoluto ad aver girato un reality della bellezza, perché sai, Matera... Mel Gibson, certo. E tutte le cose che l'hanno resa famosa, e noi abbiamo avuto l'onore di girare un reality dedicato alla bellezza. Io ho scritto questo format sulle eccellenze italiane legata appunto alla bellezza delle nostre ragazze. E poi da tanti anni insomma ti occupi di concorsi di bellezza di grande livello, Miss Mondo Italia, quindi quest'anno ho deciso di riunire i 5 degli 8 concorsi più importanti. Ho fatto un'operazione un po' quando il presidente parla di sfide, in questo mi sento molto vicino, perché ho voluto un po' affrontare una sfida che in Italia non si era mai vista. Ho preso i 5 franchising più importanti del pianeta, li ho riuniti sotto un unico brand che si chiama Universal Beauty Competition. E da questo format, da questo reality, noi scegliamo le 5 ragazze che andranno alle 5 finali mondiali più importanti. Kate è la prima, perché Miss Global si terrà il 22 di gennaio, quindi fra pochissimi giorni, in Vietnam, e lei domani mattina partiremo per il Vietnam, quindi Kate, allora davvero tanti auguri per te, per il tuo futuro, per tutte le cose che sogni e speriamo possano realizzarsi. Questa corona è bellissima, brilla come la tua bellezza. Tanti auguri di cuore. Grazie a voi, grazie Presidente per ospitarci ogni anno, grazie. Marco, buon lavoro, Paola. E buon viaggio. Grazie alla tua professionalità, perché sei veramente troppo carina. Grazie a Marco, in bocca al lupo per il nuovo progetto. Tanti progetto. Per il nuovo progetto, in bocca al lupo. Grazie.